Riuscite a capire quello che vi sto... E si usano i riferimenti, le norme che sono nelle disposizioni di tutti noi quando facciamo valutazione del rischio. Quello che sto dicendo è che voi questa cosa già la fate. Tutti. Se costruite macchine, già lo fate nei fatti, nei vostri confronti, nei vostri riunioni, ci sono già i disegni. Ma è nel fascicolo tecnico. Non è riportato sul manuale. E sono cose che date per scontate. Sono cose che sottovalutate, quindi come pulire un rullo in movimento, come il fatto che la succiatrice perde il colore, devo farlo andare, o come smontare o montare un ventilatore industriale, come arrivare a regolare l'inquota, sono tutte banalità che voi conoscete, perché voi vendete sempre le stesse macchine. E i vostri polli, i vostri clienti, i tecnici dei vostri clienti, voi li conoscete come comportamenti. Uno prende la storia e la butta dentro, contestualizzato in un certo modo. E poi tendenzialmente è molto simile. Cioè hai una scatola manuale, sempre molto simile, dove metti degli inserti per le specificità delle varie commesse, perché sono tutte uguali ma tutte diverse le commesse che gestite. Tranne nel caso particolare di lui che fa sempre cose diverse, allora lì è un altro paio di maniche. Però tendenzialmente uno che fa nastri cambia se è zigrinato, cambia se è liscio, cambia la velocità, ma è sempre un nastro. Se uno fa tappatrici, cambia il tipo di tappo, ma il modo di funzionamento è sempre quello. E quindi, oppure se uno fa riempitrici, se è liquido o polvere cambia il mondo, ma il tipo di pulizia è sempre quello. Quindi certi tipi di rischi, certi tipi di pericoli li avete già valutati per renderli fattibili. È solo che sul manuale non ci sono. E questa cosa dovrebbe essere o nella parte di manutenzione, perché la maggior parte si fa male facendo manutenzione e pulizia, o nella sezione rischio residuo, con cui voi passate la palla all'utilizzatore. L'utilizzatore dovrebbe, leggendo rischio residuo, formare e addestrare gli operai. Ma il manuale non lo legge nessuno.